Grazie. Si diceva la politica. Consentite, il parto da un'esperienza che ho fatto mentre lavoro di interesse per arrivare appunto alla politica. Un giorno partecipavo a una trasmissione nazionale con Italgas e Italgas pone sul tavolo il fatto che a Torino ci fossero troppi dipendenti e che quindi bisognava ricorrere alla cassa integrazione. Premetto che sui numeri aziendali il bilancio Italgas nazionale era composto per oltre il 50% degli utili che si realizzavano a Torino, perché a Torino c'era una sana organizzazione dell'Europa e c'era anche una questione climatica ovviamente rispetto a Napoli, per esempio, è lo stesso a Roma. E incomincio a vedere che insomma, c'erano quasi, insomma, non dico assensi nella delegazione, nei confronti del segretario nazionale, ma insomma si poteva discutere. Facciamo riunione di segretari, come si fa sempre, no? CGL, CISU, il proprio gruppo, e ognuno si chiede proprio per ritrovare due giorni di discussione. Alla fine prevaleva che la cosa si poteva anche discutere. Quando ho capito che non c'era da fare, ho stracciato la testa della CGL e mi sono tornato a lavorare. Mi sono azienda, mi sono messo in scarponi e tutta e ho iniziato a fare il mio lavoro che facevo prima. E Mariano la sa, ho costituito un comitato che ero solo io e l'avevo chiamato Nessun dorma altrimenti ci portano. Mi ero fatto un libro, facevo dei volantini che non potevo affiggere perché il regolamento prevede che soltanto le organizzazioni sindacali possono affiggere i documenti. E siccome mi sono arrivati a segnare che volevano licenziarmi, e allora gli ho mandato il messaggio che per esempio avrei potuto andare alla Procura della Repubblica raccontando che a Torino, chissà perché, il Comune si era dimenticato di richiedere all'azienda la corresponsione del canone per l'uso della rete e Italgas si era dimenticato di pagare il canone per molti anni, milioni, ma non solo. Anche questo è un personale, interesse personale sui beni aziendali da parte di alcuni membri dirigenti e così sono un po' appiattati, li ho distratti anche con altro. Fortunatamente mi incrocio con Mariangela in quel periodo, insomma lunghe discussioni eccetera, e facemmo un convegno nel teatro Fremoli della chiesa Marchiglia, novembre, un venerdì pomeriggio. CGL e CISUIL che esortavano i lavoratori a non partecipare, la gente è rimasta persino fuori perché non c'entrava nel teatro, nonostante ci fosse tanta gente. Benissimo, creando le alleanze giuste, cogliendo l'opportunità di una legge del governo D'Alema, allora, dove si dice appunto comunque la legge che non è obbligatorio, ma nei comuni con oltre 100.000 abitanti, è possibile costituire aziende a prevalente capitale pubblico. Costruite le alleanze giuste, siamo riusciti di lì a 6 mesi a realizzare quello che abbiamo chiamato AES, Azienda Energia e Servizi, che è di Torino per un lungo periodo, fin quando è arrivato il FU, anche Fassino sindaco, non c'era più scritto Italgas agli automezzi, non c'è scritto AES che gestiva teleriscaldamento e distribuzione del gas metano. In quegli anni utili a gogo e il comune incassava il 51% degli utili e tutto andava bene. Badate, in una situazione anomala, perché non era rappresentante sindacale eccetera, mantenendo alcune cose, sono stato consultato ripetutamente e credo di aver dato un contributo notevole per quanto riguardava per esempio il capitolo appalti. Abbiamo tutelato gli organici,
quindi il numero di vermeggi, abbiamo istituito un capitolato d'appalto molto rigido di ciò che stava obbligatoriamente in capo all'azienda e cosa era possibile esternalizzare con quali criteri, e insomma, si è andata avanti. Bene, arriva il compagno Fassino, si vende l'azienda a Italgas di nuovo e di lì a poco sento il compagno Rosa di Pezzone che, udito dite, Giunta Novelli, assessore Foppa, Carlo Foppa, avevamo concordato, quindi a tre, sindacato, istituzione, azienda, dopo l'incidente di metano a Torino con Curimondi, la costituzione di un reparto composto da 48 persone, fra operai, assistenti e centralinisti, che operavano su turni tutti i giorni, H24, feste comprese, e erano nelle condizioni, quindi anche professionali, intervenire su incidenti in corso, eccetera, nell'arco massimo di mezz'ora dalla chiamata, con tutte le chiamate registrate, eccetera, eccetera. Il compagno Fassino ha consentito di chiudere quel reparto, che significava occupazione, sicurezza, eccetera, eccetera, e con tutti gli sforzi che le organizzazioni hanno potuto fare, io dico, ma le confederazioni dove sono? Stanno complici? Oh, perché non hanno battuto cibo, hanno lasciato i compagni più volenterosi a fare la propria parte, ammirevole però e influente. Sta di fatto che la città di Torino, che fino a tempo fa, a seguito di quel luttuoso incidente, aveva uno strumento prezioso ai fini della sicurezza, oggi non ce l'ha più, voluto dalla politica, perché così è. Allora, dico questo per dire che il vecchio barbuto del 1800, eccetera, aveva scritto in un libercolo quando il capitale finanziario avrà meglio sul capitale lavoro, torneremo alle caverne. Ma io mi dico, ma scusate, ma porca puttana, sono passati questi anni e cresciuta si dice la cultura, la consapevolezza, eccetera, oggi arriva Salvini. Ah, arriva Salvini. Dici, ma arriva da lì? Anche da lì. Anche da lì. Perché così facendo l'organizzazione ha perso credibilità, fanno parte del teatrino, perché di questo si tratta, un'incidenza minima, seria, concreta, non c'è, e ovviamente poi leggiamo il giornale, sembra cronaca nera, no? Palamara, CSM, questi giorni, eccetera. Scusate, io apprezzo moltissimo, cerco di sostenere in tutti i modi che mi è consentito il comitato acqua pubblica, vabbè, ce l'abbiamo la coscienza.